Un'ottima Orlandina Lab, nonostante l'assenza di Richard Klaskis, lotta per 40 minuti ma viene sconfitta nel supplementare da Cireale per 96-91 ieri sera al Palafantozzi. I paladini partono bene e restano in vantaggio per i primi 15 minuti, andando pure sul più 5. Poi un calo fisico e mentale permette agli ospiti di allungare fino al 44-59 al 25esimo. A quel punto inizia una grande rimonta e i ragazzi di coach Enzo Brignone piazzano un break di 21-4, trascinati da Triolo Ellis e Ravi, che li porta al sorpasso sul 65-63 al 32esimo. L'ultimo quarto è poi un continuo scambio di canestri da una parte e dall'altra. I paladini segnano il canestro del vantaggio sull'80-75 a 15 secondi dal termine, ma Patanè pareggia la gara a quota 80 ed è dunque supplementare. Nei 5 minuti aggiuntivi Acireale parte meglio e va in vantaggio fino all'81-88, ma la coppia Terummi e Xellis si prende la squadra sulle spalle e accorcia fino all'89-91 a 10 secondi dal termine. Negli ultimi secondi però Acireale ha più lucidità e si affida al lungo Berdins, che sotto canestro è incontenibile, e chiude il match sul 91-96. Alla squadra di coach Brignone non bastano i 26 punti di Terummi, i 18 di Ellis e i 17 di Triassi.